alle 21:30. Un incontro, un viaggio, un'emozione vissuta oggi tra i pensieri e i ricordi del passato. Stile ed eleganza dal fascino francese, difficile non farsi catturare dal profumo accattivante e sensuale della storia dell'automobilismo. Milano, capitale della moda italiana, dove l'arte e la musica danzano magistralmente tra la tecnologia e lo spettacolo di una città proiettata verso il futuro da un antico disegno in bianco e nero. Dalla sede del marchio Peugeot di Milano, il 17 maggio ha preso vita l'Adventure Peugeot 2012, destinazione Koblenz, in Germania. L'Adventure Peugeot è l'organismo che racchiude e riunisce i club storici Peugeot di tutto il mondo con un raduno annuale. Come negli anni precedenti, anche questa edizione, già nella sua preparazione, si era annunciata come un successo, confermato durante il suo svolgimento. Come da aspettative, l'affluenza è stata veramente notevole. Ben 14 nazionalità, tra cui vi ricordiamo la presenza del Sudafrica e dell'Australia, per un totale di 170 vetture protagoniste ed oltre 450 partecipanti. Peugeot è un marchio con oltre 200 anni di storia e questa storia amiamo ricordarla ogni anno in questi incontri internazionali. In questo momento siamo a Koblenz, in una fortezza meravigliosa che domina tutta la città, e dietro di me potete vedere tutte le vetture di tutti i paesi che hanno partecipato a questo incontro del 2012. La storia quindi per Peugeot e per la famiglia Peugeot è importantissima. Hanno fondato e creato un'azienda, hanno creato delle meravigliose automobili che continuano a vivere dentro la passione di tutte le persone. Per i soci del club storico di Peugeot Italia è stata l'occasione di organizzare una vera e propria carovana, partita con entusiasmo dalla sede Peugeot e da lì 725 km per raggiungere Koblenz. Alla testa del gruppo una 203 del 1954, che ha tenuto la media dei 90 km orari. Un viaggio senza problematiche, anzi tutto è stato scorrevole e tranquillo, accompagnato dalla melodia dei motori delle belle di casa francese, all'insegna del sorriso e della convivialità, valori antichi che fanno bene al cuore e agli occhi degli appassionati. Vetture storiche, tra le quali una 304 Cabriolet, una 404 Berlina, una 500 Cabriolet V6 e ben due 205.
Quest'anno il club italiano ha deciso di partecipare al raduno internazionale con 14 equipaggi. Abbiamo organizzato un viaggio con una fermata a Stoccarda e poi abbiamo proseguito per Koblenz, il punto di incontro dove oltre 180 vetture si sono rese convegno da tutta Europa. Tra le vetture italiane, la 203 è la vettura che ha raggiunto questa località per strada, mentre una piccolissima 172 del 1924 ci ha raggiunto col carrello. I 14 equipaggi rappresentano un po' tutta la parte, il cuore del club storico Peugeot italiano e si è riunito come sempre con tutti gli altri appassionati che provengono da tutta Europa. Ben 13 paesi hanno raggiunto questa località. Gioia e allegria, premiazioni e vincitori, presente e passato, uno spettacolo nello spettacolo, una cornice indimenticabile con le sue vetture e i suoi equipaggi abbigliati con i vestiti dell'epoca di nascita delle loro auto. Il raduno si è svolto perfettamente tra ammirazione, eleganza e indiscutibile fascino, dove i partecipanti hanno anche potuto compiere un ricco turismo ammirando le bellezze locali. Di grande fascino inoltre è stata la sfilata delle autovetture, una passeggiata tra usi e costumi tedeschi, dove la sosta per una buona e tipica birra era d'obbligo. Nulla è stato lasciato al caso. Il Raduno Internazionale 2012 ha confermato ulteriormente la forte passione che unisce con gusto e orgoglio i possessori di una Peugeot, che si sono rincontrati quest'anno sul piazzale della fortezza di Koblenz, in quel luogo dove i fiumi Mosel e Reno confluiscono in uno spettacolare abbraccio. Una foto come un bel quadro racchiuso nella sua imponente cornice per 170 leoni d'epoca in Germania.